Salve ragazzi, mi presento, io sono Caleb Stonewall, sarò l'allenatore della vostra squadra. Sono qua per proporvi di sfidare Inazuma Japan insieme a me. Davvero? Sfidare Inazuma Japan, ha detto. Perché ha scelto proprio noi? O è stato l'allenatore Black in persona a chiedermelo? Ho una richiesta da farti, gioco una partita contro Inazuma Japan. Ha qualcosa in mente, vedo. Molto bene, farò del mio meglio allora. In ogni caso non dovresti avere problemi a sconfiggerli. Come? Attenersi soltanto a soddisfare le aspettative da miserabile, lo sai bene. No, dovete annientarli. Cosa significa Comandante Dark? Volevo dire, c'è l'allenatore Black? Dovete ridurlo in poltiglia, non mi interessa, subiranno infortuni. Ho capito bene, dovremmo annientare l'Inazuma Japan. Va bene, facciamo l'allenatore Stonewall. Molto bene, siamo d'accordo allora, giocheremo sotto il glorioso nome di Resistenza del Sol Levante. Capitolo 5. I visitatori. Contro la rappresentativa uzbeka, lupi della bufera. A quest'ora avremmo dovuto aver già iniziato la riunione. Dove sono l'allenatore Glacia? Ehi Sky, sappiamo già il nome dei nostri avversari della finale? No, e non lo sapremo fino a domani pomeriggio, quando si sfideranno Emirati Arabi e Uzbekistan. Non so voi, ma io ci proverò con tutto me stesso, a prescindere da chi saranno i nostri avversari. Io sono ancora un po' confuso, ma voglio vincere ancora e diventare insieme a voi campioni dell'Asia. Sinceramente non pensavo che sareste in grado di fare tutto questo. Impegnarsi per vincere è bello, vero? Stiamo giocando davvero bene. Hai ragione, spero tanto di vincere la finale, non sto nella pelle? Sì. Trina. Avete fatto un ottimo lavoro, ragazzi, prendendovi al massimo il calcio di ricompensati. Io sono sicuro che sarà così anche in finale, quindi mettiamocela tutta e vinceremo noi. Ben detto, infine non lascia passare neanche un pallone. Beh, sei tu il portiere, il tuo compito è proprio questo. Cosa? Ancora con questa storia? Non capisco perché Riccardo è così duro con Terry. Non sei nella posizione di preoccupare per gli altri, Frank. Cosa intendi dire, Victor? Certo, è un bene che stai iniziando a apprezzare il calcio, ma se si affretta di arrivare in cima e ci si sforza troppo, si riesce per essere sconfitti. Per caso hai avuto qualche esperienza di questo tipo nel tuo passato, Victor? Beh, sì, tempo fa avevo un nemico, è diventato più il mio amico. Ho imparato molto dalla nostra rivalità. Prima nemico, poi amico. Capisco. E siete ancora innamorati oppure no? Certo, il nostro legame che non può essere rispettato. Sai perché quel ragazzo non è stato destinato per relazionare? Non saprei. Bene, ragazzi, delle notizie per voi. Ascoltatemi attentamente. Il programma di questo pomeriggio è cambiato. Giocherò ad una base di allenamento. Un amichevole contro chi? Lo saprete direttamente sul luogo. L'appuntamento è il campo del porto del yacht. Una volta in allenamento, perché mi stai deciso di organizzare un amichevole così all'improvviso? Forza, Arion, andiamo! Sì, ovviamente noi sappiamo che questa squadra è la resistenza del Sol Levante. Capitanata da Bailong, ragazzi. Personaggio più bello del gioco. No, in realtà prima c'è Victor, poi c'è Bailong. Comunque, andiamo giù. Ed eccoci qui. Parliamo con Shipwood. Eccovi qui ragazzi, i vostri avversari arriveranno a breve. Va bene, allenatore Shipwood. Una partita di allenamento, eh? Non trovate anche voi che sia divertente? Sì, è vero, sarà un'occasione molto preziosa per osservare meglio i nostri miglioramenti. Beh, giocare contro un avversario vero è sicuramente meglio degli allenamenti. Allora, chi saranno i nostri avversari, allenatore Shipwood? Lei lo sa. Beh, ecco. Bailong. Non solo lui, guarda, ci sono anche tutti i migliori giocatori del cammino imperiale. Loro saranno i vostri avversari nella partita di allenamento di oggi. Cosa? Siamo la resistenza del Sol Levante. Io sono l'allenatore della squadra. Il mio nome è Caleb Stonewall. La resistenza del Sol Levante? Non è passato di tempo, Victor. Finalmente potremo fondarci di nuovo, Bailong. Ehi, Doug, dimmi un po', cosa significa tutto questo? Niente convenevole, Riccardo. Oggi siamo qua per schiacciarvi. Come schiacciarci? La partita inizierà tra poco, venite da me quando siete pronti. Quindi ragazzi, andremo contro la resistenza del Sol Levante. Let's go. Siete pronti per la partita? Sì. Let's go.
Organizzata squadra, metti Riccardo, Victor, Frank e Terry in formazione. Ce l'abbiamo già. Metti Ario, Riccardo, Victor, Frank e Terry in campo. Metti Terry in porta. Ci è già. Ci siamo. La maggior parte dei giocatori della resistenza adesso Levante sono attaccanti, se ben ricordo. Quindi, più di forza di questa squadra, sicuramente il suo reparto offensivo, mi sembra di capire. Non saranno ben coordinati, ma ci daranno comunque problemi sul campo. Hanno detto che sono molti più per schiacciarci. Già. Ehi Frank, ascolta, mi pensate di essere in grado di fermare Bailong? Beh, tu conosci il suo gioco, no? Prova a descrivercelo. Ecco, si tratta di un giocatore molto versatile e veloce, potrebbe rivelarsi ostico sotto molti aspetti. In ogni caso, ora sta per iniziare la partita. Forza, andiamo! Ehi Bailong, avete detto che siete qua per... siete venuti qui per schiacciarci, no? Cosa intendevi? Andiamo ragazzi, il mondiale si sta avvicinando, vinciamo la partita, dimostriamo il nostro valore. Let's go ragazzi, let's go. Contro la resistenza del Stol Levante. Loro sono livello 24 e noi 15 ragazzi, cioè. Ci annichiliscono. Campo del Porto. Inizia la partita, cercate di sfruttare questi quadri per migliorare i lati del vostro gioco, d'accordo? Ok. Gioca. A te Frank, prendi. Laurel. Cosa? Ma come ha fatto? Non sei in forma, amico. Ah sì, beh, adesso vedrai. Scattanomolo. Incredibile, è un gioco di squadra davvero devastante. I loro movimenti sono impossibili da prevedere, si trovano a memoria. Hai ragione, sono incredibilmente forti. Chissà perché non sono stati scelti per la nazionale. Sono davvero scarsi, diamo loro un assaggio del vero calcio, ragazzi. Invincibile, lo sapevo. Eccomi. Uragano bianco. Lo lascerò passare. Ops, ha boccato. Leopardo delle nevi, tiro a catena. Chiave di violino, tiro indebolito, bravissimo Riccardo, vediamo Terry. No, non sono riuscito a bloccarlo. Cosa? Un tiro a catena? Tranquilli ragazzi, lo fermerò io. Parate il cestista. Gol. 1-0. Terry, mi dispiace, ma sei scarso. Ah, Terry, tutto bene? Che tiro, sono proprio di un altro livello rispetto a tutte le squadre che mi hanno affrontato finora. Sembrano davvero inarrestabili. E come hanno fatto Riccardo e gli altri a sconfiggere in passato? Beh, sembra che abbiate capito la differenza tra noi e voi. Riccardo. Arian, a quanto pare non stavano scherzando. Prima potrebbero rallentarci per davvero. Vedi che continueremo a lottare loro per seguire ad attaccare. Quindi difendiamoci al meglio. Non credo che sarà così facile. Questa partita non ha alcun senso, allenatore. Per prima di tutto saranno disfatta. Lo scopo di questa idea è proprio questo. Devono capire che non sono ancora pronti per i mondiali. Si parte. Ragazzi, la partita è appena iniziata, non andiamoci per vinti. Ah, questa la prendo io. Non passerai. Ah, speravi davvero di riuscire a fermarmi con quella difesa? No, non è ancora detta l'ultima parola. Ah, sei veramente scarso, amico, spostati. Frank. Merda, secca. Parte del cestista. Pesci volanti, più sotto il totale, vediamo un po'. Riccardo se riesce a bloccare il tiro con chiave di violino. Tiro indebolito. Non credo di riuscire a pararla. Per poco non riuscirò a pararla. Ehi, grandissimo Terry. Grandissimo Terry, guarda qua. Palla ad Arion. Sono straveloci, ok. Bravissima Trina. Vai Victor. Carol Ginicchi. Ok, vai Trina. Rotolo di foglie. Trina rega è OP, cioè c'è poco da fare. Trina è Trina. Credo che sia anche top rank Trina, comunque. Che è veramente forte, ragazzi.
Raga, non succede niente, ci sono gli incontri, Victor. Ci sono 13 di spietà, questo qua. Pieni di attacco, raga, fino al culo. Accidenti, fino al nuovo meglio, se potesse così. Ok, vetrina. Mannaggia di un punto. Che paura. Scarto controtempo. Perfetto. Orbita polare. Non vedi tanto. Ah, dannazione. Frank, cosa ti succede? Riccardo. Chiave di violino. Top, prega, Riccardo è OP veramente. Level up di chiave di violino. Scatta mai, mai scatta. Vai, Aria. Salvatore di tutti, Aria. Perfetto, non scherzavo, Aria non è salvatore di niente. No, ho sbagliato tecnico qua. Ho sbagliato veramente tecnico. Che cosa mi sta succedendo? Mi sa che ho preso gol qua. Mi sa che ho preso direttamente gol. Tira normale. Segna lo stesso, tira normale, raga. Cioè. 2-0. Raga, sono veramente forti. Non credo che è possibile vincere questa partita. Perché, raga, sono veramente troppo, troppo forti. Ci provo a scolare con tutto, ma sono velocissimi. Sono fortissimi. Questi ragazzi sono davvero forti. Buongiorno. Sì, ciao, buddy. Ha fatto un stigone che ha fatto Buddy. Niente, questo gnord. Vabbè, Trina e Zippy la prendono più di pazzo difensivo. Bravissimo Zippy. Pam. Raga, non c'è nessuno che sale, perché io non so come dare, no. Prende lui, è un'illusione. Prendi Arion. Non la prenderà mai, però. Perché te quello era così scarsa con tecnica? Eccolo lì. Doug. Però nel plasma. CS. Blocca tiro. Vai. Possibile 3-0. Molto possibile 3-0. Forse no. Forse no. Bravissimo. Terry. Bravissimo Terry. Raga, io non ho fatto un tiro, non ho fatto. Fino a essere una partita a senso unico. No, non è vero, ma... Ehi, Frank, perché quell'espressione? Ti sei fatto male nel primo tempo? No, non è niente, tranquillo. Ho subito un leggero colpo alla gamba, niente di serio. Frank, dimmi di cosa hai paura. Cosa? Se continui a prendere colpi, corri il rischio di infortunarti seriamente. Capisco le tue paure, ma se continui così potresti non essere più in grado di giocare a calcio. Questo non è un gioco così facile come si potrebbe pensare. Se cercherai di fuggire dalle tue paure, il calcio ti divorerà. Cosa intendi dire? Forse dovrei capirlo da solo. Ehi, Victor. Ascolta, Arion, credo di aver capito lo scopo di questa partita. Già. E si riparte? Ok, libero tutto il secondo tempo. Però ragazzi, non prenderò mai la palla, fate questo. Se sovrò 150 modi non la prendo. Guardi, non ha tecniche, via. Trina è l'unico che può prenderla, cioè, raga. Rotolo di foglia è tipo la mossa più P del gioco, rotolo di foglia. Si fa 200. Ah, calma, qua. Passala, non volevo spostare il giocatore. Passiamo da qua. Girupla. Bravissima Cherry. No, raga, dai. Come fallo? Perfetto. Bravissimo Kina, passa qui. Ok, tattica speciale. Usiamo il virtuoso. Cioè, che spazio è zero. Ora mi stupa, non lo so. Fatto.
Tricolo illusorio non funzionerà mai, infatti. Allora, calmi. Eccolo lì, il gol. Il gol di Doug. 3-0, raga. Scappiamo, perché tanto qua so che è il gol, raga. O se mi fa un colpo critico. Ma neanche col critico faccio una parola. Terry, se fai schifo non è colpa mia, cioè. In realtà è uno dei portieri che mi piace di più di tutti i giochi di Azuma Eleven, però in questo gioco fa, cioè all'inizio fa schifo. Questo Victor non salta neanche in mente. Siamo più buchi in difesa che lasciamo stare. Vai, rotolo di collo, vai. Gattrina, cioè non ne sbaglia una. Gli altri tutti, Trina non ne sbaglia uno. No, e doi, Frank. Cioè, Falco. Non riesco a tenere il pasto. Arion. Ce la farai per una volta a prendere la palla? No, non ce la fa. Non ce la fa. Vabbè, Riccardo, ragazzi, Riccardo. È una certezza come, come Trina, Riccardo. Cos'è? Abbiamo il giro pla. Utilizziamo. Oh, grandissimo giro pla. E incartiamolo. Ora, qua. Merda. Sto sperato. Proviamo a scartarlo. Potrebbe essere gol questo. Molto probabilmente è gol. TS. TS, raga. Posso usarla anch'io la TS, bunker asfissiante. Victor, maledetto Victor. Victor, maledetto Victor. Victor, maledetto Victor. No, ci sta per fare. Carto controtempo. Forse ci metterà in porta, raga. Ci metterà in porta. Ok, ho tirato in porta. Primo tiro in porta, raga. Primo tiro in porta. Attacco parkour. Che fa schifo. Non segnerò mai. Anche con la porta normale l'ha parata. No, no, beh, non ci credo. Non è uscita neanche fuori, raga. Cioè. Beh, gli arriva lui. Raga, che culo c'hanno. È istantanea, la prendo subito. Finito. Prego non tirati, prego non tirati, prego non tirati. Ok, mi prometto un altro gol di umiliazione. Ho perso, lo so che ho perso, raga. Lo so che ho perso. Schianto della sirena, buono. Ma allora è questo il calcio. Il calcio è come una creatura che si divora appena abbassi la guardia. Visto che lo sguardo dal gioco può essere decisivo per la vostra rovina. Dovete sempre fare attenzione. Credo di aver finalmente capito. Beh, direi che sia giusto ringraziarvi, Bailong. Non dovresti invece, era tutto un piano dell'allenatore Black. Cosa? Il nostro compito qui è finito, ci ha fatto molto piacere rivedervi. Ora dipenderà tutto esclusivamente da voi. Bene, vi salutiamo in Azuma Japan. Questo è ciò che siete ora, il calcio non è ancora completamente nelle vostre mani. Al vostro attuale livello non sarete mai in grado di vincere contro degli avversari della capacità mondiali. Ah. È una sconfitta, come sempre, ma faremo in modo che questa ci serva da lezione. Lo spero. Allenatore, cosa voleva dimostrare la squadra con questa partita? Volevo che capissero che è questo il vero volto del calcio. Il vero volto del calcio. Cosa avete necessitare per fare in modo che proseguissero il loro cammino nel torneo? Il calcio esige che tutti quelli che lo praticano dia il 100% quando sono in campo. Costruire un rapporto intimo con il calcio può portare alla sconfitta in maniera totale e definitiva. Quindi qualcuno come Frank che ha perso il proprio turno nella box per un infortunio, grazie al calcio sarà in grado di superare le proprie paure? Dunque, ora hanno perso questa partita. Cosa succederà? Lo vedremo presto, Glacia. Quando lo scopriranno loro, fai lo stesso anche tu, questa è incerta. Il mattino seguente. E siete già svegli anche voi, vedo? Pronti per l'allenamento mattino? Puoi dirlo forte, non possiamo certo starcene con le mani in mano. Sono d'accordo, l'ultima sconfitta ci ha insegnato una lezione molto importante.
Noi andiamo a fare l'allenamento mattutino, direi. Tu sembra essere motivati al massimo. Ehi, Arion. Ah, buongiorno Riccardo, c'è anche te, Buddy. Wow, è raro vedervi insieme. Beh, ad ogni modo, volevate parlarmi? Ho pensato di chiedergli di fare qualche esercizio mattutino con me. Ottima idea. Beh, se è così vado a chiamare gli altri, allora. Potremmo allenarci tutti insieme. No, aspetta. Senti, perché non ci riesco? Non capisco perché Tari si alleni sempre per conto suo. Proviamo a parlare con lui. Vediamo cosa si unisce lui per l'allenamento. Andiamo. Perfetto. Però per questi ragazzi può essere tutto. Spero che questi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.